ha due punti di erogazione del servizio il SAD, uno a Mirandola che è sempre presso la sede amministrativa in via Posta Vecchia ed è per i comuni di Medolla, Mirandola, Cavezzo, San Prospero, Concordia e San Possidonio, e un punto di erogazione a Massa Finanese per i comuni di Finale Emilia, Camposanto e San Felice sul Fanaro. A Massa Finanese il punto di erogazione è presso il centro diurno di Massa Finanese. Il servizio si rivolge a persone non autosufficienti, disabili gravi o medio gravi, con bisogni assistenziali e socioeducativi. Che cosa fornisce? Assistenza alla cura della persona, aiuto nella gestione della casa, fornitura dei pasti, aiuto nella gestione della vita quotidiana, quindi commissioni, spese, accompagnamenti, monitoraggio delle condizioni della persona, attività volte a favorire la vita di relazione e attività di affiancamento, consulenza anche temporanea agli assistenti familiari. E questa è quella parte di attività che diceva Mara prima, di addestramento al familiare, solitamente in situazioni di dimissioni protette, a volte anche in situazioni anche diverse. È un'attività che può essere resa secondo quello che prevede il nostro regolamento per un massimo di 15 giorni ed ha proprio l'obiettivo di portare la famiglia poi all'autonomia rispetto a tutta una serie di attività. In altri casi questa attività di consulenza poi di fatto sfocia in una presa in carico invece della persona da parte del servizio domiciliare. Il tipo, la durata e la frequenza delle prestazioni vengono di solito definite dall'assistente sociale, cioè quando ad ASPA arriva la richiesta di servizio, questa richiesta è già accompagnata da un piano di assistenza individualizzato, cioè l'assistente sociale ci dice già che per quella persona viene richiesto un intervento di alzata, igiene personale una volta al giorno, tutti i giorni della settimana, e si presume che l'intervento sia debba essere effettuato da uno o da due operatori. Quindi c'è già inquadrato un po' il tipo di intervento che poi noi ci troveremo a fare. Il servizio di assistenza domiciliare è a pagamento. È stata definita una tariffa oraria e poi c'è la possibilità ovviamente dell'applicazione della tariffa agevolata nella causa della presentazione dell'ISE. Anche questo è comunque una questione che viene trattata direttamente dalla famiglia con l'assistente sociale e a noi viene comunicata la tariffa che deve essere fatturata. Fa parte dell'assistenza domiciliare anche l'assistenza domiciliare educativa. È un ramo dell'assistenza domiciliare che ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita del disabile all'interno e all'esterno della famiglia, di favorire la socializzazione e l'integrazione del disabile, di mantenere e potenziare le capacità psicofisiche e anche di supportare un po' la famiglia dandogli alcuni momenti di sollievo. Vi faccio un esempio: i nostri utenti del servizio educativo domiciliare, ai nostri utenti offriamo gli accompagnamenti in piscina se si tratta di disabili che hanno necessità di fare riabilitazione motoria, ma può essere anche l'accompagnamento all'Ipercop per fare la spesa, oppure al bar un pomeriggio alla settimana, al cinema. Cioè è un progetto che viene definito anche in questo caso individuale con l'assistenza sociale con la famiglia e che varia a seconda del bisogno e a seconda dell'obiettivo che ci si prefigge. Accedono al servizio i disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che possono essere sia disabili congeniti ma anche disabili acquisiti a seguito di traumi stradali o incidenti stradali, traumi sportivi, infortuni o infortuni sul lavoro. Un altro intervento è quello del pasto domicilio, che viene sempre erogato dall'assistenza domiciliare. Noi siamo in grado di fornire il pranzo o la cena per chi non è in grado di provvedere autonomamente al pasto.
È un servizio molto critico, devo dire, perché solitamente, cioè, il pasto viene preparato solitamente da ditte che si sono aggiudicate ovviamente un appalto, quindi non sono cucine gestite da noi che producono il pasto, quindi non sempre incontra il gradimento degli utenti. Abbiamo diverse criticità, il pasto a volte arriva freddo, a volte è troppo cotto, è poco cotto, è troppo condito, è poco condito, e quindi è difficile incontrare i gusti di tutti. Poi è ovvio che sono pasti che ci arrivano da buon porto, voi capite bene che arriva da buon porto, arriva Mirandola, gli operatori lo prendono, cominciano a distribuirlo, stanno in giro un sacco di tempo, insomma, quindi effettivamente è un servizio complicato. Anche in questo caso la richiesta del pasto l'ha fatta l'assistente sociale, e l'assistente sociale lo gira a noi. Solitamente questi sono servizi che non hanno lista d'attesa, e con l'ultimo contratto che ASP ha stipulato con questa ditta che si chiama Centro 24 Ore, c'è anche la possibilità di avere il telesoccorso in quelle situazioni in cui non c'è un telefono fisso. Fino a qualche anno fa il telesoccorso era legato solo a un apparecchio telefonico, a una rete fissa. E adesso invece è possibile avere il telesoccorso anche per chi ha semplicemente un cellulare, quindi chi non ha una rete telefonica fissa. Il costo è un costo 0,66 al giorno, diciamo. Quindi sì, no, è un costo limitato proprio. E funziona in questo modo, funziona sia come telesoccorso che come teleassistenza, telecontrollo, cioè può essere utilizzato in caso di necessità, dove cioè la persona che attiva il soccorso, ma viene anche il contrario, cioè la persona riceve delle chiamate da parte della centrale per sentire se va tutto bene, se ci sono problematiche particolari. È un servizio poco utilizzato, dobbiamo dire, non sappiamo se è perché è poco conosciuto, e spaventa, dice Mara, può essere, però è poco utilizzato. E in effetti voi tenete conto che prima del terremoto noi avevamo almeno 100 utenti in telesoccorso, adesso credo ne abbiamo sicuramente la metà, quindi una cinquantina di persone. Certo. Sì. Allora, il servizio di trasporto fa sempre parte del servizio di assistenza domiciliare e viene garantito da autisti, sempre di ASP, a volte sono gli stessi operatori dell'assistenza domiciliare, ma in situazioni proprio residuali, ad effettuare i trasporti, altrimenti noi abbiamo proprio autisti che accompagnano ad esempio gli anziani al centro diurno, oppure i disabili nei centri diurni disabili o nei laboratori occupazionali, quindi è un servizio di trasporto che ha come obiettivo quello di aiutare le persone alla frequenza dei servizi e oppure per consentirgli la partecipazione a situazioni di aggregazione sociale, insomma, quindi si tratta di trasporti prevalentemente di carattere sociale, non sanitario, perché ovviamente per quelli ci sono altri servizi, c'è la Croce Blu, ovviamente noi facciamo anche trasporti di tipo sociale, in questo caso però li configuriamo più come accompagnamento, se si tratta di anziani seguiti dal nostro servizio di assistenza domiciliare, che hanno la necessità di essere accompagnati all'ospedale o in ambulatori per fare delle visite mediche. In questo caso è difficile che ci venga richiesto un puro trasporto, solitamente qua ci viene richiesto l'accompagnamento da parte dell'operatore. Qui si paga una tariffa chilometrica se il trasporto è un puro trasporto, e c'è una differenza se è un trasporto continuativo o se è un trasporto occasionale. Il trasporto continuativo, ad esempio l'accompagnamento ai centri diurni, costa 1,50 euro viaggio, indipendentemente dal numero di chilometri che vengono effettuati.
Il trasporto occasionale invece ha una tariffa chilometrica che è proporzionata al numero di chilometri, alla distanza che viene coperta. E anche in questo caso la domanda va presentata all'assistente sociale che poi la gira all'azienda. Quella era l'assistenza domiciliare, poi abbiamo tutti i servizi di residenzialità leggera. Qui troviamo servizi che esistono già da diversi anni e sono le comunità alloggio. Abbiamo poi servizi nuovi che sono nati da poco e altri sono ancora in fase di costruzione. Le comunità alloggio esistenti sono 4, 2 a Camposanto, una a Mirandola e una a San Possidonio, poi vedremo anche quanti utenti hanno. La comunità alloggio è una struttura piccola, è un appartamento di piccole dimensioni che è destinato ad anziani che non hanno più le condizioni per poter vivere da soli in modo autonomo al proprio domicilio. È parzialmente autogestita, nel senso che qua interviene il servizio di assistenza domiciliare che garantisce però un'assistenza per alcune ore al giorno, all'incirca dalle 6 alle 8 ore al giorno. E per il resto delle ore ovviamente sono gli anziani che sono in grado di gestire tutta una parte di attività. E gli appartamenti protetti o alloggi con servizi sono una situazione un pochettino più evoluta, diciamo così, della comunità alloggio, perché se nella comunità alloggio c'è una forte condivisione di spazi, cioè è un appartamento unico dove le persone che vivono all'interno della comunità alloggio hanno la propria camera, la propria stanza da letto, ma condividono il bagno, condividono la cucina, condividono la sala da pranzo, il salotto, negli appartamenti protetti o alloggi con servizi c'è una situazione opposta di grandissima individualità. È un appartamento singolo dove la persona vive da sola, ha la propria la camera da letto, il proprio bagno, la propria cucina, però usufruisce di parte dei servizi della comunità alloggio, nel senso che negli appartamenti protetti, negli alloggi con servizi, viene garantita un passaggio giornaliero, un'attività di supervisione e monitoraggio da parte dell'assistenza domiciliare, e qui però si presume che la persona sia in condizione di vivere da solo proprio e di gestirsi in modo autonomo. Poi può essere attivata l'assistenza domiciliare, quindi può essere che comunque ci venga richiesto un intervento di bagno piuttosto che di igiene o di alzata o di fornitura del pasto, però è un servizio che non rientra nella retta dell'alloggio dell'appartamento, è un servizio in più che viene fornito dall'assistenza domiciliare. E gli appartamenti protetti stanno funzionando molto bene, non sono molti perché li abbiamo a Concordia. Concordia abbiamo 7 appartamenti e sono tutti pieni, e ne abbiamo 2 a San Felice attaccati alla casa residenza Augusto Modena. Poi abbiamo le microresidenze. Le microresidenze sono il servizio nuovo che è nato subito dopo il terremoto, è un progetto che aveva come finalità quello di creare delle strutture residenziali che potessero essere all'interno dei centri abitati, quindi insomma comodi comunque per le persone che poi li vanno ad abitare, e che fossero anche qui un po' un'evoluzione della comunità alloggio, cioè strutture che potessero presentare degli spazi individuali, quindi le camere da letto, spazi condivisi da non più di 2 persone e quindi il bagno e la cucinetta, e spazi invece condivisi da tutti gli abitanti delle microresidenze. Le microresidenze sono fatte tutte nello stesso modo, è una struttura, ne avete anche qua a Medolla, non è utilizzata come microresidenza, in questo momento è utilizzata come centro diurno, però la struttura è quella e poi
ve la faccio vedere in foto. È una struttura unica dove ci sono tre blocchi praticamente che si ripetono in modo uguale, fatti da due camere da letto, un bagno e una cucinetta, e una stanza per l'operatore dedicato all'assistenza piuttosto che un portierato sociale, piuttosto che un alloggio di emergenza, e questo è il comune che lo va a decidere di volta in volta. E poi c'è un grosso spazio condiviso che è un soggiorno, uno spazio soggiorno condiviso, una cucina condivisa fra tutti e una sala da pranzo condivisa. Le micro residenze che oggi sono già costruite sono tre, a Medolla, a San Felice e a Mirandola, e due le stiamo ultimando proprio in questi giorni, quindi saranno finite entro la fine del mese, una a Finale Emilia, tra l'altro pagata in buona parte con un finanziamento dello SPI, e quindi sarà una sicuramente una cosa bellissima, perché tra l'altro sarà destinata quella molto probabilmente a delle persone disabili che oggi sono in una situazione non proprio conforme insomma ai loro bisogni, e un'altra a San Prospero, quindi sono proprio in fase di ultimazione, credo che saranno inaugurate novembre, fine novembre, inizio dicembre, comunque entro l'anno. Allora, qui ci sono un po' di numeri, le comunità alloggio sono appunto a Mirandola 8 posti, San Possidonio 6 posti, Camposanto 2, ognuna da 6 posti, gli alloggi con servizi a Concordia 7 appartamenti e San Felice 2 appartamenti, le micro residenze sono a Medolla 6 più un'unità abitativa, si ripetono, Medolla, San Felice e Mirandola sono 6 unità abitative più una per l'operatore per l'assistenza. Poi abbiamo le case di Odette, è un appartamento protetto a Finale Emilia per disabili, e dovrebbe essere quello che supereremo con la micro residenza di Finale Emilia. Il centro diurno anziani è una struttura semiresidenziale che offre ospitalità diurna, indicativamente dalle 8 del mattino alle 7 di sera, e a persone che sono in condizioni di non autosufficienza, ovviamente non gravissima, ma questo perché noi non forniamo assistenza sanitaria, ma soltanto assistenza tutelare, quindi di tipo sociale. E si tratta di anziani appunto non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, attuano programmi di riabilitazione e socializzazione nelle ore del giorno, però consentendo il rientro nella serata a casa. Hanno l'obiettivo di sostenere la famiglia, ma anche di dare un'opportunità di socializzazione a quegli anziani che magari vivono soli o vivono isolati, o che comunque vivono in famiglia ma i familiari sono fuori per lavoro tutto il giorno. I centri diurni di ASP sono 4 e sono a Concordia, Finale Emilia, Massa Finalese, Medolla e Mirandola. Parlo dei centri diurni gestiti da ASP, perché poi c'è un centro diurno anche a Cavezzo che è gestito dalla cooperativa L1, quindi io qua sto parlando soltanto ovviamente dei servizi aziendali. Questa è una foto di alcune attività nei centri diurni. Poi abbiamo un centro diurno disabili a Finale Emilia, è il centro diurno Tandem, ed è dedicato all'accoglienza di persone adulte affette da disabilità psicofisica e o sensoriale di grave entità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. In questo caso è il servizio disabili dell'Unione che ci invia gli utenti. È previsto anche l'accesso a minori di 14 anni, ma solo in determinate condizioni di estrema gravità. Ha una valenza forte socio-riabilitativa e ha l'obiettivo di contenere il più possibile l'aggravamento del peggioramento insomma dell'utenza, l'aggravamento psicofisico dell'utenza, con interventi di tipo educativo, riabilitativi e assistenziali. Ospita 20 ragazzi disabili. In questo caso il personale non è solo socio-sanitario, quindi non ci sono soltanto OSS, ma ci sono educatori professionali.
Poi abbiamo le case protette, i servizi residenziali sono le case residenza, sono gestite da ASP, sono tre, Mirandola, Finale Emilia e San Felice sul Panaro, e la casa residenza di Mirandola e la casa residenza di San Felice hanno due nuclei specialistici al loro interno. La casa residenza di Mirandola ha il nucleo specialistico dedicato alla demenza, la casa residenza di San Felice ha il nucleo specialistico dedicato alla gravissima disabilità acquisita. 10 posti quello della gravissima disabilità e 10 posti quello della demenza. Che cos'è la casa residenza? Io immagino che tutti voi lo sappiate, è una struttura residenziale destinata ad accogliere anziani in condizioni di grave non autosufficienza, e per i ragionamenti che si facevano prima, oggi in casa residenza arrivano da...